Giudice, prima di iniziare a parlare della Pellecchia, vorrei fare tre puntualizzazioni rispetto a quello che è stato detto stamane, tre precisazioni. Circa l'auto del René, che lei si ricorderà che appunto io avevo detto che la Ghiribelli aveva sbagliato anche su quella che era l'auto di proprietà del René, siccome sembrava che non fosse un dato sicuro, perché si dice va bene, ma di auto ce n'aveva tanti, ce ne poteva avere di più, allora io richiamo a lei e ricordo anche al pubblico ministero l'annotazione del GIDES del 17-11-2003, dove alla pagina 63 testualmente si dice che sono state fatte accertamenti sono stati fatti, e risulta essere stato Reineke proprietario dal 24/3/1982 dell'autovettura Innocenti Mini 90 targata Firenze 94-64-65. All'epoca risultava residente in via dei Giogoli numero 4. Questa è la prima precisazione. Altra precisazione, io credo di quando ho parlato delle sommarie informazioni della Ghiribelli del 1° di marzo del 2003, quando ho letto quelle dichiarazioni incredibili dal punto di vista cronologico, io credo di avere sbagliato nel parlare del duplice omicidio di Baccaiano. Invece era il duplice omicidio di Via dei Giogoli, e questo è importante perché qui c'è anche la prova che non è stato un errore materiale di posticipazione, perché ora io lo rileggo proprio preciso preciso. Lei dice a un certo momento, alla prima pagina, Giancarlo mi fece vedere anche dove furono uccisi i due tedeschi, quindi proprio Giogoli, e mi disse che il Pacciani l'aveva costretto perché lui aveva visto la storia degli scopeti. Allora gli disse che doveva sparare a questi qui, così tu sei dei nostri. E quindi qui non ci può essere errore alcuno, lei capisce, perché l'unico duplice omicidio in cui il Lotti è stato invitato a sparare, lui anzi ha detto anche ho sparato, è proprio quello dei tedeschi, che la sentenza della Corte d'Assise Vanni Lotti su questo punto ha messo anche in discussione, perché nella sentenza si legge che siccome i proiettili avevano centrato l'obiettivo e non poteva essere altro che una mano esperta ad avere sparato, e quindi Lotti, che non aveva mai sparato, si è messo in dubbio che questa circostanza da lui raccontata fosse vera. Ecco, questa è un'altra precisazione che io dovevo fare. La terza è questa, cioè a proposito delle dichiarazioni della Ghiribelli del 28 di febbraio del 2003, laddove si dice che appunto nel 1981 vi era un medico e cercava di fare esperimenti sulla mummificazione, poi pagina 1, 2, 3, 4, alla pagina 4 io l'ho saltata ed invece contiene un dato importante, che è questo. Risulta pacifico che fino a questo momento, al 28 di febbraio del 2003, mai la Ghiribelli ha parlato del Calamandrei. Il 28 febbraio del 2003 gli viene fatto vedere l'album numero 1 del 2003, che contiene
35 foto, si dice. Lei l'esamina, parla di questo, vedo l'orafo, l'altro medico di Perugia, e poi riconosce altri, poi testualmente, quasi in fondo, le vengono fatte vedere le foto numero 15, 22, 23 e 25. E su queste lei dice: mi dicono qualcosa, ma non riesco a focalizzare bene. Ma su questo punto aveva anche argomentato, mi ricordo, proprio il dottor Crini, dicendo che, insomma, qui noi, se dovremmo prenderlo proprio in questa maniera, una Ghiribelli che dovremmo ritenere tanto sicura al momento in cui non mi riconosce il Calamandrei, non mi riconosce il Reinecker, eccetera, e mi comincia un po' a franare. Non sono le parole testuali, ma se lei va a leggere su questo punto la parte della requisitoria di dottrini lo troverà. E allora, sempre nella stessa pagina, che cosa si dice? Io le ho elencato le foto 15, 22, 23, 25. Poi in fondo alla pagina si dice: la foto 23 è quella di Calamandrei Francesco. Ecco perché il dottor Crini si meravigliava e metteva in discussione il fatto che la Ghiribelli, che fosse un dato, come dire, poco accettabile, che fosse rimasta confusa davanti a una foto che era quella del Calamandrei e non lo riconoscesse come il farmacista di San Casciano. Tant'è che poi mi ricordo com'è che è venuta fuori poi il discorso della trasmissione. Dopo tutto un argomentare disse: ma questo dato si recupera, perché poi invece del Calamandrei lei ne riparlerà, mi corregga se sbaglio, con precisione in questa intervista che poi noi che ora vediamo, eccetera. Vediamo, perché questo è un punto che poi vedremo se è del 2001, se è del 2003 o se è del 2004. Vediamo la cassetta e poi ti saprò rispondere. Ma lo dice la cassetta, non lo dice la regista. Vediamo. Io credo che sia un punto da accertare, per questo che ho chiesto la cassetta. Già accertato. Quegli atti lì è dove si dice che c'è un trailer del 2001. Chiamiamo la regista così. E vediamo, ma se vediamo la cassetta ce ne rendiamo conto anche noi. C'è l'atto di PG in cui si scrive. Ma dell'atto di PG, l'atto di PG è l'atto di PG. E la cassetta e l'intervista e il tempo dell'intervista è un'altra cosa. Capisci? Ma comunque, non stiamo. Ma lo dice, c'è scritto. Ma perché si deve stare a polemizzare su una cosa che io non voglio? Ma lei polemizza dicendo un fatto che è diverso sulle carte da quello che sta. Ma non dico nulla, io dico soltanto che questo dato qui, tanto è vero che il dottor Crini era rimasto sorpreso, che ha voluto cercare di recuperarlo dicendo: l'ha recuperato con l'intervista. Ma dire la verità al dottor Crini. Ma perché mi deve fare le polemiche? Perché? Basta con l'interrompere. Ma io sto facendo una discussione, lei che mi interrompe. Sta facendo polemica inutile. Ma io non faccio la polemica, io sto facendo una discussione. Dicendo non è vero un atto, perché è della PG o perché è del PM. Ma lei mi costringe a reagire, non mi costringa, io faccio la mia discussione, poi vedremo la cassetta e poi mi dirà che dico le fesserie. E me lo dirà in cassetta, poi vedremo, ovviamente si potrà anche vedere. È la miseria, lo dico io, è la miseria. Perché deve parlare dei dati veri. Non ma io parlo dei dati veri, non ho parlato del dato che non conosco, ho parlato soltanto che... È una trascrizione. O lei dice che è un falso. No, la trascrizione intanto non c'è. Come non c'è? Non c'è. Vabbè. La trascrizione non c'è. C'è soltanto una piccola nota della polizia giudiziaria dove si porta un trafiletto e basta. Quella è la trascrizione a cui mi riferisco, e c'è scritto 2001. Chiuso l'argomento. Vabbè, poi sarà materia di discussione. Se quella è la trascrizione, allora dopo si discute ancora di più. Bene, queste quindi erano le precisazioni che volevo fare e che ho fatto. Giudice Pellecchia. Allora, la Pellecchia, lei ricorderà, è l'altra prostituta di cui si è parlato da parte dei pubblici ministeri, perché
è la collega dell'altra prostituta Giovagnoli, e la Pellecchia parla di altri incontri che però sono stati qualificati festini. Però nel nominarla non si è mai detto, almeno io non l'ho mai sentito, poi in replica mi si dirà che ho sbagliato, distinzione fra i luoghi che avrebbe frequentato la Pellecchia e le due famose case Pandan, cioè Faltignano e La Sfacciata. E allora, interrogatorio Pellecchia, ovviamente della Pellecchia non abbiamo nulla, mi pare, degli anni, no, non abbiamo nulla degli anni 95, 96, 97. Almeno io non li ho visti. No, perché compare dopo quando trovano casa della Pellecchia, della la Giovanna, infatti, l'indirizzo del Calamandrei. Quindi tu mi dai conferma che su questo, dato siamo tutti d'accordo. E quindi si tratta di vedere che cosa dice la Pellecchia il 4 di febbraio del 2003. Pagina 6. La Lina l'ho conosciuta. Io feci uno spot pubblicitario per il giornale Il Marziano e siamo nel 1978. Dice... ci sarò andata per un anno e mezzo. Poi, con la Lina sono andata, sì, a San Casciano. Nell'epoca che andavo dalla Lina, negli anni 80, a pagina 17, si iniziò anni 80, 80-81, giù di lì. Era una casa di campagna, un rudere, pagina 18, perché era diroccato, no, giardino non c'era, la strada era con dei massi in terra, era un po' difficoltosa, il pavimento era in cotto, era uno dei pavimenti vecchi di prima, c'era un camino, me lo ricordo, perché cuocevano la carne lì gli uomini. In questa casa andai con la Lina, quindi la Giovagnoli, me lo propose lei. Trovai uomini, c'erano uomini, 3-4 persone. Non avevo mai visto queste persone. Poi un'altra volta, pagina 21, andai anche con un'altra signora, sempre amica della Lina, tale Loredana Miniati. Andai massimo 3 volte, una con la Lina e la Miniati e 2 con la Miniati e la Lina non c'era, pagina 22. Gli si chiede che cosa chiedevano questi uomini e a pagina 24 lei risponde: no, le prestazioni che venivano fatte erano normali. Normali, no, normali. Erano atteggiamenti, erano persone un po' scortesi con le ragazze, volgarotti, gente che beveva, sì. A pagina 25, un po' contadinotti, le solite facce di sempre. Negli anni 80 lei ricorda di essere stata in questa casa di campagna, diroccata, mezza diroccata, eccetera eccetera, non c'era la superstrada. Poi descrive la casa, che era sul piano terra e non su due piani. Cosa ci sia da ridere? Io non lo so, tutte le volte che parlo, no, specialmente quando te. Lo so, ma mi dà noia lo stesso, Fabrizio, vero? Ho ragione, sì. Poi a pagina 32 le ragazze viste a casa della Lina, ecco, in via Bellini.
In via Bellini ci stava la Giovagnoli. La Giovagnoli la si può definire la prostituta di fiducia del Calamandrei. L'unica prostituta di fiducia del Calamandrei che risulta dagli atti, e poi vedremo anche infatti come ne parla. Ognuno ha la sua prostituta di fiducia, noi leggiamo, sentiamo anche dai giornali, sia il giudice, sia l'avvocato, sia il ministro, sia il deputato, sia il governatore di New York, no? E quindi diciamo che sotto questo aspetto non è poi un qualche cosa che qualifichi negativamente più di tanto la prostituta di fiducia. Ragazze viste a casa della Lina in via Bellini, Angela che stava a Prato, Lemma, una volta ci vidi una brasiliana, a San Casciano invece c'ero io, poi la Lina, poi l'Angela Giovagnoli e poi ecco l'altra, Anna Cantini. Anche questa sarà importante perché poi vedremo che ci sono i confronti fra la Pellecchia e la Giovagnoli, fra la Pellecchia e la Miniati, e vedremo qual è il risultato. Una volta ho visto un medico, a pagina 33, diceva che faceva il medico e lui si era portato la sua donna. L'ho visto due volte, una volta venne solo e una volta portò una ragazza, bella, giovane, alta, 1,75 m. Questo medico non era fiorentino. Pagina 35, io ho smesso di andare sia a Firenze, sia in via Bellini, sia nella casa di campagna a San Casciano nell'anno 82-83. Ho smesso, pagina 36, perché la Lina mi disse che non se la sentiva più. Sull'82 così si finì. Oltre a San Casciano, a pagina 37, sono stata anche in una casa a Prato. Poi si domanda come, che cosa avveniva in questi incontri, perché queste feste, chiamiamole feste, c'erano sempre solo queste tre o quattro persone, molto volgari, eccetera, eccetera. E gli si è chiesto se si facevano orgie, si facevano cose di gruppo, e lei risponde testualmente. Gli domanda il sovrintendente Natalini, che vi dividevate ognuno, andava in camera sua oppure stavate tutti insieme? A pagina 38, no, ma di molti si andava ognuno per conto proprio, quindi una cosa diciamo più che normale. Poi gli si chiede che c'era qualche cosa di strano, aveva notato qualche cosa di strano? No, non c'era niente di strano, roba di droga, niente, bevevano tanto. Io non ho visto che si drogassero. Gente volgarotta, si spogliavano, si mettevano a ballare nudi. E queste feste venivano, si cominciava alle 7, 7 e mezzo, alle 8, fino alle ore 24, pagina 40. Viene mostrato alla Pellecchia poi l'album fotografico numero 4 del 4 febbraio del 2003. E allora la foto numero 1, dice, le mostro la foto numero 1 e poi lei mi dice quale cosa questa foto oppure se non le dice nulla. E la Pellecchia risponde, pagina 42, mi pare di conoscerlo, questo è il Pacciani. Poi lui gli domanda, il Castelli questa volta, ma di quale foto sta parlando? E lei gli risponde, di questa, della foto numero Francesco. Non si capisce. Questo signore poi, mi pare di averlo già visto, dove signora? La Pellecchia, non mi ricordo se a San Casciano o in via Bellini. Lei vedrà che di tutte le persone che gli vengono fatte vedere
nelle foto dirà alternativamente, mai con precisione, questo a San Casciano o questi in via Bellini, o in via Bellini o a San Casciano. E lei poi dice sì, non è una faccia nuova, ecco, anche questo non è una faccia nuova. Di chi sta parlando, signora? Della foto numero 2, siamo sempre a pagina 42. Della foto numero 2, non mi è una faccia nuova, Vanni. Teniamo presente che nel 2003 la faccia del Pacciani e la faccia del Vanni, dire a qualcuno che non era una faccia nota voleva dire proprio che aveva vissuto fuori del mondo, perché dal 94 del processo Pacciani fino al 2003 le foto del Vanni e del Pacciani sono state pubblicate più di quelle dei giornali di gossip. Poi abbiamo un'altra foto che è la numero 3. Anche questo, il seguente signore, io l'ho visto o a San Casciano o in via Bellini. La foto numero 3 è quella dell'Otti. Poi c'è la foto numero 4. Anche questo io l'ho visto o in via Bellini o a San Casciano. Di questo è sicura, della foto numero 4? Di queste sono più sicura di tutte. La foto numero 5, dico subito che non so, è un altro che dice no, questo non lo conosco. Poi c'è il 5 bis, che è il Vinci Salvatore, e dice anche questo mi pare di averlo visto o a San Casciano o in via Bellini, siamo a pagina 43. Poi si va alla foto numero 6, anche questa l'ho già vista o a San Casciano o in via Bellini, più a San Casciano. La foto numero 6 è quella del Calamandrei. E allora è qui l'ispettore Castelli diventa interessato e gli domanda ma dov'è che la vista è sicura, signora? E allora la Pellecchia giustamente dice, ora, e son foto, pagina 44, che di 20 anni fa è un po' un problema. Mi sembra di averlo visto in via Bellini, si corregge. Fosse l'anno scorso andrei sul sicuro. Foto di 20 anni fa potrebbe essere, l'ho già detto. Quindi diciamo che onestamente una qualche incertezza la ammette in queste individuazioni fotografiche. Poi gli si fa vedere la foto numero 7. Anche questo l'ho già visto. Di chi parla, signora? Gli fa il Castelli. Questo è lo Zucconi. Lo ha vista anche questa persona? Gli si domanda. Sì, lei guardi bene la fotografia numero 7 e ci dica che cosa le dice. Mi dice che io l'ho già visto anche questa persona qui. Non sono sicura dove l'ho visto. L'ho visto a San Casciano o in via Bellini. Anche qui sono incerta. Poi gli si fa vedere la foto numero 8, che è quella del Narducci, dico subito. E anche lei qui dice, sono incerta. E l'ispettore Castelli, incerta in che senso? Incerta in dove lo possa aver visto. Ma lei è sicura di averlo visto? Sì, può anche darsi che lo abbia visto. Non sono sicura però, Narducci. E che cosa le dice? Qual è il ricordo? Una persona di buone maniere, molto raffinata, di buona educazione, può darsi che la fotografia di questo, dopo magari quella del Pacciani, di quella e di quell'altro, gli desse giustamente una sensazione diversa, ma questa è una supposizione.
Poi si va avanti, pagina 48, e si dice, si parla della foto numero 8. Le sembra, potrebbe essere anche questo, però non ne sono sicura. Mi disse, sono dottore, è quella del Narducci. Poi si passa alla foto numero 9. A me non mi pare di averla visto in nessun senso, in nessun posto. E poi si continua. Nemmeno questo, dice la Marzia a pagina 48. Di che sta parlando, fa Castelli, della foto numero 10. La foto numero 10 è la foto del Calamandrei. Quindi possiamo dire che il Calamandrei in una foto, mi pare la numero 6, gli sembra di averlo visto e quindi di conoscerlo e di averlo visto o in via Bellini o a San Casciano, la foto numero 10, sempre del Calamandrei, a pagina 48, dice però nemmeno questo, non mi pare di averlo visto in nessun posto. Poi si passa, pagina 49, a una foto che è quella numero 11. La foto numero 11 è quella del Narducci e questo dice l'ho visto a San Casciano. E allora l'ispettore Castelli fa, ah, è sicuro di questo, la Pellecchia? Sì, sì, questo sì, l'ispettore Castelli, se lo ricorda bene, le disse chi era questo signore? No, no. Le disse che lavoro faceva? No, no. Era venuto in macchina, sempre a pagina 49, poteva essere un industriale. Poi si passa a chiederle dove, in quali altri posti lei ricorda di essere stata. E lei puntualmente dice, sono stata anche in una villetta a Poggio a Caiano. Poi si domanda se lei ricorda qualche nome di queste persone con cui lei si incontrava queste 3 o 4 volte. E lei a pagina 51 risponde, non mi ricordo di aver conosciuto qualcuno di nome Francesco di San Casciano. Sono persone, pagina 51, che ho visto 2 volte in questa casa, ci sono stato 2 volte e basta, sto parlando della casa di San Casciano. Queste feste nella casa di San Casciano venivano fatte, pagina 53, infrasettimana, mai di sabato né di domenica. E venivano fatte dalle 19.30 a mezzanotte. Vedremo che anche questo ha la sua importanza, se cioè siamo infrasettimanale oppure se siamo nel fine settimana, perché poi ci saranno tutte le dichiarazioni che diranno e invece queste venivano sempre fine settimana e lei invece dice sempre infrasettimana. A pagina 56 l'ispettore Castelli ci ribadisce le donne che venivano con lei nella casa di San Casciano e la Pellecchia le elenca e dice l'Angela Giovagnoli, detta Lina, l'Anna Cantini, che abita in via della Casella vicino a me, e la Loredana Miniati. Non ho mai visto ragazze minorenni. Pagina 56. Poi, pagina 61, gli si domanda, ma il proprietario di questa casa di San Casciano chi potrebbe essere? Ma potrebbe essere quello rappresentato dalla foto numero 4, tale Faggi, che era un coimputato nel processo dei compagni di merende insieme al Vanni e a Lotti e che era quello
di Calenzano e che fu assolto in primo grado e mi pare per il quale non fu fatto nemmeno appello, oppure comunque fu confermata la sua assoluzione in appello. Poi la foto numero 11, che è quella che rappresenta Jacchia, e lei dice, anche questo mi pare, ma non sono sicura, non lo so, la casa a me non dava l'idea di essere abitata, era diroccata. Poi l'ispettore Castelli, a pagina 67, gli fa vedere un appunto, che è quell'appunto su questo foglio intestato, dice, ma questo signore che ha scritto su questo foglio intestato qui, pagina 67, che il sovrintendente Natalini dice Francesco Calamandrei, le dice nulla? E la Pellecchia risponde, no, non saprei. Poi gli si domanda, si insiste, ma è sicura? E a pagina 68 lei testualmente così risponde, io non lo conosco questo Francesco Calamandrei. Non le dice nulla, insiste l'ispettore Castelli, e lei risponde nulla e ribadisce. Poi gli si domanda, ma fra questi uomini c'era qualcuno, l'ha mai sentiti parlare di Perugia, dell'Umbria? No, io non li ho mai sentiti parlare di Perugia e dell'Umbria, pagina 74. Pagina 75, l'ispettore Castelli, il nome Narducci Francesco, l'ha mai sentito nominare? Pellecchia fa, che vuol dire di no? L'ispettore Castelli, e in questi ambienti qui si parlava, giudice, pagina 75, stia attento, ma non glielo dovevo dire, ma insomma si dice così, devo stare attento io, me lo devo ricordare io, però voglio attrarre la sua attenzione. Ispettore Castelli, e in questi ambienti qui si parlava di magia nera, si parlava di riti, Pellecchia, no, no, non ho mai sentito parlare. Nemmeno che riguarda, pagina 76, nemmeno che riguarda le messe nere, le sette sataniche, così, crocifissi, questa roccia qui, non ho mai visto, mai, roba così, mai vista, pagina 76. Queste sono le prime dichiarazioni in ordine di data della nostra Pellecchia. Poi abbiamo sommarie informazioni Pellecchia. Ah, poi c'è anche però sempre della Pellecchia anche quelle non trascritte, ma dovrebbero essere 14.04, sono è la manoscritto della registrazione. Quindi possiamo passare alle sommarie informazioni della Pellecchia del 7 di febbraio del 2003. Mi viene chiesto di spiegare con più dettagli la descrizione della colonica di San Casciano di cui ho parlato e dei personaggi. E allora faccio un ultimo sforzo. Lei dice la casa colonica si trovava fuori dal paese di San Casciano, si raggiungeva dopo aver percorso circa 5 minuti con la macchina, una strada sterrata, eccetera, eccetera. Di queste persone, ma più sicuramente doveva essere a San Casciano. Mi viene chiesto di spiegare la personalità di questi personaggi. Erano sicuramente persone con problematiche anche sotto l'aspetto sessuale. Non capisco perché ci sia questa discrepanza fra queste dichiarazioni manoscritte e la trascrizione della registrazione, perché queste sono
sono no, questo scusi, ho sbagliato. Qui è quella del 7, dove lei evidentemente si contraddice rispetto a quelle del 4. Perché nel 4 avevamo sentito che cosa ha detto, tutte cose normali, eccetera, eccetera. Qui invece si dice che erano persone con problematiche sotto l'aspetto sessuale, qualcuno era più violento, nel senso che nella presa era più manesco e irruente, come ad esempio il medico di Prato di cui ho parlato e che, con cui in un'occasione ho avuto un rapporto sessuale. Prima mi pare che aveva detto che questo invece non era. Comunque, giudice, poi parla della Loredana che era l'infermiera, poi parla di questo fatto che lei poi andava anche a Poggio a Caiano, eccetera, eccetera. Sa perché io le leggo queste e poi lei vedrà se dico il vero o no? Perché in queste sommarie informazioni del 7 febbraio del 2003 mai la Pellecchia parla del Calamandrei. E questo diciamo che è anche abbastanza ovvio e conseguente, perché abbiamo visto che nelle dichiarazioni di 3 giorni prima in pratica lei aveva detto che non lo conosceva e non l'aveva riconosciuto neppure bene. In una foto sì, in una foto no, il nome non gli diceva nulla e non l'aveva mai conosciuto. Oh, ora veniamo ai verbali di confronto e qui si va indietro, no, siamo sempre nel 2003. Nel 2003 è il verbale di confronto dell'8-2-2003, Pellecchia Giovagnoli. La Pellecchia insiste sul fatto che queste diciamo festine, che questi incontri in questa casa diroccata, la Pellecchia dice s'andò a queste feste con i gozzilloni, e la Giovagnoli, ma chi c'era? Insomma, in poche parole, la Giovagnoli nega di essere mai stata in queste feste, in questa casa di San Casciano, ovviamente mai individuata. Vedremo, c'è anche una specie di tentativo di verbale di sopralluogo. La Giovagnoli, io non mi ricordo, non mi ritorna niente. Tu è al contrario. Come? Questa è la Giovagnoli. Dottor Giuttari, la signora Pellecchia ha riferito circostanze precise, che è stata in questa casa, che ce l'ha accompagnata lei, che guidava lei. Se lo dice lei sarà vero, ma io non me lo ricordo. E allora ancora la Pellecchia, ma della Loredana, te la ricordi? Una volta venne anche la Loredana, Giovagnoli, la Loredana, la frequentavo poco, la Teresa sì, io sono andata là al nord, poi c'è andata lei. E quindi praticamente non ammette quello che la Pellecchia vorrebbe fargli ammettere. Andiamo all'ultima pagina. Interviene il Giuttari. Allora, lei non se le ricorda perché erano fatti brutti? Questo lavoro, sempre il Giuttari, l'ha scelto lei. Quindi, se li ha cancellati, erano fatti brutti. La Giovagnoli, per me era sempre brutto quando non c'è l'amore. Cosa voglio dire? Che non è come si vorrebbe far credere, che lei non si ricordava perché lì, perché in quella casa lì, perché in quella festa lì avvenivano le cose brutte, ma perché in generale quando ci si prostituisce le cose non sono mai belle. Questa è una mia interpretazione. È così. E quindi rimangono tutte e due sulle loro posizioni e la Giovagnoli nega nella maniera più assoluta la sua frequentazione in una casa di San Casciano insieme alla Pellecchia. Tant'è che conclude: confermo le dichiarazioni fatte a verbale, ma le feste non me le ricordo.
oggetto di valutazione, di discussione e di replica. Poi abbiamo un verbale di confronto Pellecchia-Miniati, che era l'altra che avrebbe dovuto, che dovrebbe essere anche lei andata alle feste della casa diroccata di San Casciano, di quel di San Casciano. Anche la Miniati, addirittura la Miniati nega di conoscere la Pellecchia se non di vista, nega nella maniera più assoluta di essere mai stata ai festini con la Pellecchia. L'ufficio domanda se sono andati insieme a San Casciano, pagina 1 è dell'8 di febbraio. Miniati, lo nego, non sono mai stata, sono sicuro di questa. La Pellecchia, siamo andati insieme, Loredana, a San Casciano o a Poggio a Caiano. Intanto la Pellecchia, se mi fa già questa alternativa, la sicurezza che si vorrebbe dare al fatto della sua partecipazione insieme alla Miniati a San Casciano, un pochino mi comincia, posso pensare a dire che perde sicurezza. La Miniati, non siamo andati insieme da nessuna parte. La Pellecchia, posso sbagliare il posto, può essere San Casciano. Miniati, io non ci sono stata. Miniati, se tu mi hai conosciuta, in che anni mi hai conosciuta, Pellecchia? Negli anni Ottanta. Tu non mi conosci, Miniati? No, la conosco solo di vista, ma non il nome. L'ufficio chiede alla Miniati se sia stata in macchina insieme alla Pellecchia e la Miniati risponde: non lo ricordo, ai festini non ci sono mai stata. Altro dato. Sommario informazioni Pellecchia, 13 febbraio 2003. Viene sentita proprio dal dottor Canessa alla presenza dell'ispettore Castelli. I fatti che ho descritto relativi alla mia frequentazione di uomini, di feste con la Giovagnoli, risalgono al periodo 80-82. Ricordo bene che sono andato in quel posto d'estate, mi sembra di ricordare, 3 volte, faceva caldo, era il mese di giugno o di luglio, però poteva essere il 1980, forse l'81-82, ricordo che era un'estate in cui c'erano i campionati di calcio, quindi doveva essere l'82, quelli della Spagna, se non ricordo male. In quella casa di campagna che ho indicato alla polizia, ubicata in San Casciano, ma che in realtà non ha indicato perché non l'ha riconosciuta, io ci sono stata una volta con la signora Giovagnoli e 2 volte con la signora Miniati. A pagina 2 si dice che c'era un uomo giovane che con me si qualificò come medico, gli altri lo chiamavano dottore, mi disse che era di Prato e una volta venne con una ragazza. Non ricordo la forma del viso. Ricordo a lei che prima, precedentemente, nelle SIT registrate e trascritte del 4203, alla pagina 49, alla domanda che lavoro faceva questo giovane, l'ho detto poco fa, lei dice che poteva essere un industriale, ora invece è diventato un dottore di Prato. Erano feste
che si svolgevano sempre in giorni della settimana, mai di sabato o di domenica. Del dottore Giovane, già riconosciuto nella foto numero 11, peraltro con un mi sembra, ora dice, non ricordo la forma del viso. Come riconoscimento non c'è male. Poi, alla pagina 4 mi sembra, dopo averle guardate le foto, le dico che il medico di cui ho parlato mi sembra quello della foto numero 11. Anche la foto numero 8 mi sembra raffiguri il medico di cui ho parlato. Allora io qui ho appuntato, nota bene, nelle SIT registrate e trascritte del 4203, invece a pagina 46 della foto numero 8 dice sono incerta e a pagina 49 della foto numero 11 dice potrebbe essere, però non sono sicura. Poi le viene chiesto come si faceva per arrivare a questa casa e lei risponde: non ricordo se per arrivarci si passava da San Casciano. Io non ricordo esattamente dov'era il posto dove si andava. Quindi si comincia a mettere anche nella incertezza, perché come avrà visto lei finora si dava quasi per scontato che la casa era di San Casciano, quando si chiedeva o in via Bellini o a San Casciano. Ora invece così io leggo e così perché lei dice: io non ricordo esattamente dove era il posto, dove si andava, faccio un po' di confusione. Per andare a San Casciano o nei pressi non si fa alcun tratto di autostrada. Questa è una notazione. Le ricordo, giudice, che appunto in quegli anni, è un dato pacifico, la superstrada Firenze-Siena non c'era. Ma c'è di più. Il paese di San Casciano non lo conosco. Mi sembra che si trattasse di una casa posta in pianura. San Casciano credo sia sui 300 metri di altezza. Mi sembra di ricordare una zona tutta piana. Non percorrevamo salite per arrivarci. Guardi che per arrivare a San Casciano senza fare le salite io credo che non esista, eh? Io ci sono stato, ci sto, ci vado. Non ricordo se si passava per arrivarci dal paese di San Casciano. Non ricordo esattamente dov'era, il posto dove si andava. Mi sembra di ricordare che loro dicevano che si andava a San Casciano, però faccio un po' di confusione. Ho annotato che, appunto l'ho già detto, invece nelle dichiarazioni del 4-2 lei invece diceva o via Bellini o San Casciano. Qui diciamo che mette in dubbio. Oh. Verbale di ispezione luoghi Pellecchia, 26-2-2003. E qui non si scherza, si fanno le cose per bene, sul serio, perché si parte da via Bellini, eh? Si parte da via Bellini e si dice: da casa di Giovagnoli in Firenze, via Bellini, fino si arriva a Mercatale presso Villa Corsini come possibile casa dei Festini. Però, se si va a leggere, si dice: si è proceduto per recarsi nelle vicinanze dell'abitazione della Giovagnoli, indicato quale punto di partenza. Si specifica che la signora Pellecchia ha riconosciuto il 41 indicando le finestre. Si percorreva via Maragliano, via di Novoli, via Forlanini, via Guidoni, fino all'imbocco della bretella autostradale Firenze Nord, eh? Al termine di detto tratto, la Pellecchia ci indicava di proseguire in direzione dell'ex motel Agip, oggi Holiday Inn. Al casello di Firenze 9 ci indicava di proseguire in direzione Roma,
in questo frangente riferiva di riconoscere la Chiesa sita sullo svincolo. Percorrendola in direzione Roma, dopo 15 chilometri, si usciva al casello di Firenze Certosa e la donna precisava che dovevamo andare non in direzione dell'autopalio, ma verso la via Cassia. L'autopalio vede non c'era. Sì, ma quando è fatto il sopralluogo c'era. Giunti nelle vicinanze dell'indicazione di via degli Scopeti, la Pellecchia affermava che la strada era quella che lei aveva fatto per andare ai festini, specificando che ricordava sia la strada che saliva, prima si ricorderà aveva detto che lei non aveva fatto mai nessuna salita per andare, sia la vegetazione intorno. E proseguendo sulla strada in direzione di San Casciano, ci fermavamo in prossimità di una strada sterrata sulla destra, ma la signora affermava di non riconoscerla. Si dà atto che trattasi di un viottolo sterrato, posto prima di giungere al luogo del duplice omicidio ai danni dei due cittadini francesi. Proseguendo, si raggiungeva l'incrocio con via di Faltignano, quindi la si porta sui luoghi, come dire, degli omicidi, percorrendo quest'ultima. La signora non la riconosceva, si tornava, la signora non la riconosceva, siamo in via di Faltignano, quindi possiamo dire che per stessa ammissione della Pellecchia, credibile quanto si può ritenere credibile per quello che abbiamo visto. Nel momento in cui dice non riconosco la via di Faltignano, dire che evidentemente lì in quella casa di via di Faltignano dell'Indovina evidentemente lei non aveva individuato quella catapecchia, perché così la chiama, quella casa diroccata, così la chiama, dove lei andava a fare questi festini con questi uomini gozzilloni o come diceva lei, non la riconosceva, si tornava indietro, quindi era stata portata lì e si proseguiva in direzione di quest'ultima, si proseguiva in direzione di San Casciano. Passato il paese si svoltava verso Mercatale, raggiunta la via Grevigiana, la strada sterrata, la imboccavamo e la signora Pellecchia esclamava: la strada per arrivare alla casa era uguale a questa. Continuando a percorrerla siamo arrivati a due costruzioni. Qui la Pellecchia dichiarava di riconoscere la casa contraddistinta dal numero civico 4A, come molto simile alla casa dove aveva effettuato i festini a Loci Rosse. Inoltre esclamava: lo spiazzale era questo, riferendosi all'aia e al muretto che la delimita, ricordando che il piazzale era fatto di pietre. Si rappresenta che continuando a percorrere detta strada, questa si interrompe davanti al cancello della Villa dei Corsini. E la Villa dei Corsini non era una catapecchia. Per meglio vedere il luogo e la casa si scendeva dall'auto e recatasi nella parte ove la donna diceva trovarsi l'entrata, questa non vi era, ma all'interno del porticato si è notata la presenza di una porta. Inoltre non ricordava la parte estrema della casa, che era fatta ad archi e stondata. Durante il ritorno la Pellecchia ribadiva che sia la strada erano molto simili, però non era quella. Tre o quattro volte però non si riconosce la casa. Ci si dovrebbe essere andati con la Giovagnoli e con la Miniati, ma la Giovagnoli e la Miniati negano. Sommarie informazioni Pellecchia del 3 di settembre del 2003. Questa giudice è importante anche in generale perché ci fa riflettere sulla importanza che dobbiamo dare, ma noi lo sappiamo anche per esperienza, alle individuazioni fotografiche. Guardi che cosa viene fuori da questo. Gli viene fatta vedere
il 3 di settembre del 2003 la foto numero 10. Sa chi riproduce la foto numero 10? Riproduce la teste, atecnicamente, la persona informata sui fatti, Martellini, che è un'altra molto importante di cui parleremo quando parleremo del Narducci e della sua presenza e della sua frequentazione in quel di San Casciano. Vedremo l'importanza di questa Martellini, che è la moglie dell'architetto Ceccatelli. L'abbiamo già vista anche per quel che riguarda tutte le sue dichiarazioni relative alla Ciulli e al dottor Vigna. La persona raffigurata nella foto numero 10 mi sembra di riconoscerla come la donna che in occasione aveva accompagnato il medico di Prato. Il medico di Prato dovrebbe essere il dottor Narducci. Direi che la persona raffigurata nella foto gli somiglia molto. Di lei, come ho già detto in precedenza, era una ragazza molto schiva, che parlava che non parlava molto. Quindi qui veniamo anche a conoscere un particolare in più, vale a dire che in questa Casapecchia, nell'evoluzione delle dichiarazioni della Pellecchia, non vi erano soltanto quei 4-5 gazzillini, gazzilloni, come li chiama lei, molto smodati, molto volgari, eccetera, eccetera, ma avrebbe fatto parte di questa congrega anche quel giovane aristocratico medico di Prato, così come lui diceva, ma che poi non si sa se era il medico di Prato o l'industriale, ma che comunque questa persona raffinata portava questa donna con sé, schiva. Io ricordo che era castana scura o mora ed aveva i capelli sciolti sulle spalle come sulla foto che mostrate. Era bellina di viso e mi sembrava indossasse o dei pantaloni o una minigonna. Non era comunque vestita elegante e nemmeno portava i gioielli. Gli si fanno vedere le altre foto ancora dell'album fotografico 15 del 2003 e lei, dopo averle viste, precisa: voglio precisare che vedendo la foto, intanto aveva riconosciuto nella foto numero 10 la Martellini, quindi sbagliando, voglio che vedendo la foto numero 4, ovvero quella ritraente una persona di colore, quando l'ho vista ha fatto scattare in me il ricordo della stessa. Non ricordo comunque in che contesto, ma io ho visto questa persona, ma di certo se si fosse trovato alle feste a cui andava San Casciano me lo sarei ricordato. È molto più probabile che io l'abbia vista in via Bellini. Non risulta in effetti da nessuna parte che il Parker fosse un cliente della Giovagnoli di via Bellini. Per quanto riguarda le altre persone raffigurate nelle foto, non ne riconosco nessuna e non le ho mai viste. Allora, è bene che almeno 4-5 nomi di queste foto, di queste persone rappresentate da queste foto, io gliele legga, perché diciamo che allora, tanto per non fare confusione, tanto per dire che con certezza allora le case non erano due ma erano tre, ma anche nella terza non c'erano quelli che poi si dice dovevano essere nella seconda, la sfacciata, le dico subito che la prima foto è quella del Ceccatelli Giovanni Poromo, è l'architetto marito della Martellini e quindi bontà sua non l'ha indicato come uno dei partecipanti. La seconda foto è quella del Vitta, di uno che era indagato, non so se è ancora indagato, del Vitta Jonana, perché poi sono due Vitta, i Vitta. La terza è del Vitta Nathanel. Il Vitta Nathanel è quello che
secondo la Ghiribelli doveva essere il medico svizzero, il Reinecker, ricordiamocelo. Poi c'era il Parker, poi la Candido Veronica. La Candido Veronica era la Marisa di Massa. E poi Raspe e quegli altri, come che non abbiamo visto nelle altre occasioni. Allora poi passiamo alle sommarie informazioni testimoniali della Miniati, che lei ricorderà, abbiamo visto ora essere coprotagonista del confronto con la Pellecchia. Le sue dichiarazioni sono del 7 di febbraio del 2003. La Miniati dovrebbe essere quella che, insieme alla Pellecchia, dava appunto a questa casa che poi non si sa dov'è. Perché è importante la Miniati in prima battuta? Perché alla Miniati si fanno vedere tutte le foto di un qualche album, voglio vedere se posso dirle anche, sì, dell'album fotografico 7 febbraio 2003. L'ufficio d'arte viene mostrato alla Miniati un album fotografico con 16 foto, titolato Album fotografico 7 febbraio di 2003. Dopo averlo attentamente visionato, la stessa dichiara di riconoscere il professor Zucconi, conosciuto in quanto lavorava presso l'ospedale di Careggi nello stesso reparto dove lavorava la Miniati, perché la Miniati faceva una doppia attività, faceva anche l'infermiera oltre che la prostituta. Ecco, guarda caso la Miniati non riconosce il Calamandrei, non lo cita nemmeno, gli vengono fatte vedere tutte le foto e del Calamandrei non dice nulla, non lo riconosce. Poi ripete in queste foto, a specifica domanda risponde di non conoscere assolutamente Pellecchia Marzia. Gli viene chiesto alla Miniati se ricorda di aver avuto incontri a Luci Rosse, a San Casciano, nei dintorni, o di aver partecipato a festini particolari. In maniera decisa nega di essersi mai recata a San Casciano dintorni e di aver mai preso parte a festini in compagnia della Giovagnoli e di altre persone. L'ufficio mostra alla Miniati l'album, riconosce lo Zucconi, e questo gliel'ho detto, riconosce nella foto numero 13 la Pellecchia, perché lei non nega di averla vista magari alla casa della Giovagnoli, che frequentavano tutte e due. E non c'è una contraddizione nel dire riconosco la foto della Pellecchia e nel dire però non sono mai stata con la Pellecchia festina. La Pellecchia, come una sua conoscente degli anni 80-82, ma di cui non ricordo il nome, non riconosce nessun altro fra cui Pacciani, Vanni, Lotti, Calamandrei e Narducci. Giovagnoli, questa è la prostituta personale di fiducia del dottor Calamandrei. Sommarie informazioni del 7 febbraio 2003. Riconosci il Calamandrei nella foto numero 10. E poi dice, gli si domanda, si è mai recata a cene o incontri con alcuni amici in compagnia di qualcuna delle sue amiche, Cantini Anna, Maria Miniati, Loredana, Cantini, Anna Maria, Miniati, Loredana, Marzia Pellecchia? Risposta, non mi sono mai recato a nessuna festa. Naturalmente, cosa voleva, cosa si vorrebbe che dicesse, che contraddicesse la Ghiribelli, ma vogliamo scherzare. E quindi questa è una dichiarazione che lei vedrà. Avrà il valore, mi pare di avere l'impressione che per il pubblico ministero ha valore zero, però è un atto che poi giuridicamente dovrà essere confrontato, valutato, secondo le norme del nostro codice di procedura penale. E da nessuna cena in compagnia delle persone che mi avete detto,
poi passa al riconoscimento fotografico delle persone con le relative risposte. E qui io le leggo. La persona riprodotta nella foto numero 1 ha una fisionomia che non mi è nuova. La foto numero 1 è quella del Pacciani. Non è che siamo nel 91-92, siamo nel 2003. Io credo che Pacciani l'abbia visto tutto il mondo. Poi si passa alle foto numero 2, 3 e 4. Bontà sua, Vanni Mario la foto numero 2, Lotti Giancarlo la foto numero 3, fa Gi Giovanni la foto numero 4. Cosa ci dice la nostra Giovagnoli? Credo di averle viste pubblicate sui giornali. Poi c'è un certo Massai Marco, non lo conosco, ma a noi credo non interessi perché non è mai stato nominato da nessuno. La foto numero 5 bis è quella relativa a Vinci Salvatore. Mi sembra quel sardo che era sul giornale, anche il Vinci Salvatore con quella barba, con quelle caratteristiche sarde, tante volte è stato visto sui giornali. La foto numero 6, Calamandrei Francesco, no, la foto numero 10, Calamandrei Francesco, anzi, scusi, la foto numero 6, Calamandrei Francesco, non lo conosco. Poi, Vinci Francesco, mi sembra il Vinci del giornale. Zucconi Giulio, non lo conosco. Narducci Francesco, mi sembra una fisionomia conosciuta, non saprei dove. Verdino Francesco, non lo conosco. La foto numero 10, Calamandrei Francesco, mi sembra che assomiglia al Calamandrei di San Casciano. Quindi, evidentemente, queste foto, voglio dire, sono foto che traggono in inganno un attimino, no? Sono foto di 20 anni fa che vengono fatte vedere nel 2003. E quindi la onesta Giovagnoli una volta dice non lo conosco, ma l'altra volta dice sì, mi sembra. E poi mica con questo vuol tentare di negarne la conoscenza, perché poi vedremo che cosa dice. La foto numero 11 la riconosce come Narducci in quella maniera lì. La foto numero 12, Iacchia Gian Eugenio, anche questo è un altro personaggio che rientra, si vuol far rientrare nella congrega. Ha una fisionomia, in particolare della bocca, che mi ricorda qualcuno che conosco, niente di più. A specifica domanda, ci può spiegare dove ha conosciuto il dottor Calamandrei di San Casciano? Ecco la risposta che io dico onesta, credibile, corretta, di una prostituta che si capisce perché doveva essere di fiducia del dottor Calamandrei. Conosco il Calamandrei da circa 40 anni. A pagina 4. Lo ricordo come un tipo simpatico, con molta voglia di vivere, sempre molto plateale, frequentava spesso la mia casa di via Bellini negli anni 70. Ricordo che in quegli anni si accompagnava con altri due amici, uno più giovane di lui, molto distinto e simpatico, con i capelli scuri. Non si può supporre che sia il Narducci perché i capelli ce li ha chiari sul biondiccio, eccetera, eccetera. Poi, mentre dell'altro non ricordo assolutamente nulla. Con il Calamandrei ci siamo anche sentiti spesso al telefono senza incontrarci, dove parlavamo sempre di tante cose. Ad un periodo di frequentazione in cui il Calamandrei veniva a trovarmi di tanto in tanto da solo nella mia abitazione di via Bellini 41 per rapporti sessuali. Poi le visite sono cessate ed ho ricevuto solo telefonate di tanto in tanto. Due volte l'ho incontrato per strada, la seconda volta mi sembrava un po' sciupato. A San Casciano ci andavo perché lei ci aveva questo amico dentista da cui si faceva curare.
Sono stata chiamata in passato dalla polizia in un'altra occasione, non ricordo, ma penso negli anni 90, mi chiesero sempre le stesse cose, e cioè se ero stata a feste in Villa San Casciano o altre cose che non ricordo. Ecco, giudice, io anche per quel che riguarda l'excursus di tutte le dichiarazioni della nostra Pellecchia ho terminato. E quindi diciamo che in due parole, alla conclusione di questo excursus, non solo delle dichiarazioni della Pellecchia, noi vediamo e possiamo dire tranquillamente che questa, siccome si è parlato di processo di prostitute, non ha torto sotto certi aspetti, non ha torto, però bisogna non fare di tutta l'erba un fascio, perché io ho avuto l'impressione che quando si è parlato in questo modo ci si volesse riferire solo a quelle due case Pandan, mentre noi abbiamo visto che questa Pellecchia, che questa Giovagnoli, che quest'altra non hanno assolutamente niente a che fare con la Filippa Nicoletti, con la Ghiribelli, questo con la Marisa Di Massa. Questo è quello che dobbiamo mettere bene in chiaro, perché se no si rimane nel porto delle nebbie, e quindi questo contesto dovrebbe coprire tutto, dovrebbe essere un apparato che dovrebbe giustificare tutto e che quindi tutto quanto dovrebbe spiegare. E quindi invece abbiamo visto, cominciamo a distinguere Faltignano, la sfacciata. Cominciamo a distinguere i frequentatori di Faltignano, i frequentatori della sfacciata, se ci sono stati, chi l'ha detto, come vengono fuori, che cosa avveniva a Faltignano, che cosa avveniva alla sfacciata, che cosa avveniva in quest'altra casa che noi non sappiamo dov'era, frequentata da questa Pellecchia, con i relativi omoni. Vede, giudice, dico questo perché, e non vado a leggere la pagina perché è già pomeriggio, sono un po' stanco, e poi noi vorremmo anche, se per lei va bene, non terminare qui, ma parlare anche dell'argomento Lotti, vale a dire delle dichiarazioni del Lotti, dalle quali dichiarazioni si dovrebbe dedurre che il Lotti, quando ha parlato di un dottore, si riferiva al dottor Calamandrei. E allora dico soltanto questo, perché queste parole oltre la lettura. Perché senza tema di smentita, io ho sentito dire nella requisitoria, e forse mi pare anche in discussione da parte di colleghi della parte civile, che questo fatto della frequentazione del Calamandrei con la Giovagnoli dovrebbe essere la prova provata, il dato di riscontro di quelle che saranno le dichiarazioni del Vanni. Come se la Giovagnoli dovesse essere presa a riscontro esterno di quelle che vedremo domani mattina essere le prostitute del Vanni, di cui parla il Vanni nella sua audizione del 17 di gennaio. Incredibili anche queste, forse più incredibili di altre circostanze anche queste. Quindi lasciamola stare, la Giovagnoli era la prostituta di fiducia del Calamandrei degli anni 70. La Giovagnoli con le prostitute della sfacciata, ecco dove io non voglio che ci sia confusione, dove peraltro nessuno ha mai messo il Calamandrei come partecipante a quei festini con i bambini e con quant'altro che abbiamo visto. Io voglio sapere se si può dire che questa sia una circostanza certa,
Ma a parte questo, voglio dire che il fatto che il Calamandrei avesse come sua prostituta la Giovagnoli non mi si può portare come conferma delle dichiarazioni di quelle altre prostitute che poi vedremo indicate dal Vanni, ma che anticipo subito non esistono. Ecco, perché se queste sono le prove logiche, se queste vogliono essere riscontri, perché si è detto il Calamandrei andava col Vanni alle prostitute, aveva lo stesso interesse, ma guarda caso la prova l'abbiamo perché aveva l'interesse che andava con la Giovagnoli. È una prova logica questa? Per dire che il Vanni ha detto le cose giuste? Per dire che il Vanni, quando ha coinvolto il Calamandrei, vedremo come, è credibile? A domani mattina la risposta. Qui mi fermo e, se permette, il Nicola parlerà delle dichiarazioni dell'Otti, e così io mi riposo. Grazie.